Complimenti per la performance di ieri sera. Grazie. Sì, una critica tutta favorevole e un po' di bigottismo c'è stato. L'Italia secondo te è un po' bigotta ancora? Ma un po' sì, ragazzi. Mi sembra di averlo detto. Sì. Credo che sia un'Italia un po' bigotta ancora, ma comunque presto si riprenderà, o perlomeno questa è la nostra speranza. Dunque, hai trattato, per me intervistare Masini è un motivo di grande affetto e piacere, no? Dalla sera del 2005. Senti, hai trattato, Marco, il tema dei gay, no? Una storia, una vicenda personale, no? Che ti riguarda, persone davvero vissute. Ma se le storie sono tutte vere, non si inventano, è difficile inventare una storia. Sì. No, l'hai detto poco fa in conferenza stampa. Sì, appunto, è difficile inventarla la storia. Sì. Ci sono ancora cantautori impegnati politicamente, secondo te? Anche perché la politica ha perso credibilità, no? Ma secondo me, poi ognuno può pensarla come vuole, e non c'è più l'impegno di ieri nel cantautorato. Rimprovero anche la destra di non avere appoggiato molti cantautori, di essere stata abbastanza superficiale nei confronti dei giovani cantautori. Questa cosa l'ha iniziata sempre la sinistra e molti sono andati dietro, anche per comodità. E questo mi dispiace, perché forse sarebbe stato più equo se da parte di tutte e due le parti ci fosse stata un'attenzione maggiore nei confronti della musica. Senti Marco, siamo in Canada, quindi un saluto per i telespettatori anche sul satellite. A tutti gli italo-canadesi, un abbraccio da Marco Masini.